Decurtazione dallo stipendio di 300 euro, taglio dei servizi, sovraccarico di lavoro e dunque condizioni peggiorate che ricadono anche sull'utenza sono solo alcuni dei punti messi in evidenza dai 70 dipendenti della Panoramica che gestisce il trasporto a Chieti. Stamattina sciopero e picchetto sotto al comune per chiedere risposte al sindaco Ferrara. Luciano Lizzi, Faiza Cisa, l'Abruzzo. Esistono in tutte le aziende dei contratti di secondo livello che vanno a integrare quello nazionale, quindi ci sono mansioni ulteriori e su queste mansioni vengono erogati dei fondi aggiuntivi che sono altresì contemplati anche nei costi standard, quelli che Chiacchieretta continua a dire che sono pochi. E vengono erogati questi contratti di secondo livello proprio per attribuire ulteriori mansioni. A questo punto la società ha mantenuto lo stesso livello di lavoro e ha tolto tutto il secondo livello. In pratica i lavoratori sono costretti a fare quello che facevano prima con una decurtazione di 300 euro mensili, se vogliono tenere il lavoro. E al danno si aggiunge la beffa, dice Andrea Mascitti, FIT Cisala, Abruzzo e Molise. Alla decurtazione dello stipendio, l'azienda per una rimodulazione dei turni che è avvenuta a seguito di un taglio di 430.000 euro da parte del comune sul capitolo di spesa, la riorganizzazione dei turni ha prodotto un aggravio dell'orario lavorativo perché sono stati tolti quindi posti di lavoro. Quindi circa due turni e le corse, diciamo, sono state in parte soppresse, in parte rispalmate sui turni, diciamo, esistenti. Questo produce una carenza, diciamo, rispetto all'organizzazione precedente del trasporto alla collettività teatina e produce un taglio di posti di lavoro con la conseguente del sovraccarico sull'orario degli operatori che ad oggi non hanno più neanche le soste. Con autobus spesso strapieni, Franco Rolandi, FILT CGIL Abruzzo e Molise, si appella al sindaco Ferrara affinché dice rispetti le promesse preelettorali, ma chiede risposte immediate anche alla regione. Intanto protestano altri lavoratori del trasporto, stavolta in TUA, soprattutto della provincia di Teramo. L'impresa adotta dei provvedimenti anche qui unilaterali, senza confrontarsi con le parti sociali. Molto spesso questi provvedimenti sono paradossali perché generano, se vogliamo, anche delle diseconomie. Si parla ad esempio della vicenda degli accorpamenti delle sedi che comportano che alcuni autobus viaggino in qualche modo a vuoto. E poi ci sono delle questioni che, come dicevo prima, attengono un po' tutte le residenze, come la carenza cronica di personale, soprattutto personale dell'esercizio. E per questo motivo stiamo chiedendo con insistenza le trasformazioni da part-time a full-time degli attuali dipendenti, ma anche che l'azienda proceda ad effettuare il bando di concorso per l'assunzione di dipendenti che manca dal 2015.